Siamo comunque tranquillizzati da quanto pronunciato dal Ministro, che nel corso dell'audizione ci ha dato sufficienti rassicurazioni sul fatto che l'Italia è pronta a qualsiasi scenario, da quello derivante da un accordo nei prossimi mesi fino a quello peggiore del no deal. La tutela dei nostri 700.000 concittadini che vivono oltre Manica è l'aspetto che più ci deve far mantenere alta l'attenzione sul tema, senza però dimenticare i diritti anche dei tanti inglesi che vivono in Italia. Per questo confidiamo sul costante lavoro che da mesi la task force organizzata dalla Farnesina sta portando avanti con serietà e professionalità e attendiamo gli sviluppi che il Parlamento sovrano di Westminster decida per i propri cittadini.